Archiviata la spinosa pratica della giunta del comune capoluogo, l'attenzione dei partiti si sposta sugli enti di servizio, in particolare sull'Alto Calore e sull'ASI. Da come finiranno queste due partite si capirà se i tanti appelli ad una gestione condivisa andranno in porto oppure naufragheranno. Clima incandescente a Corso Europa, dove a fine luglio bisognerà scegliere il successore di Franco D'Ercole e del suo vice Eugenio Abate. Solo un paio di giorni fa i sindaci PD si erano detti pronti ad occupare la sede contro la decisione di rinviare di un mese l'assemblea. Inoltre avevano lanciato accuse su strane transazioni tra la CS e la società MOSE del comune di Montemiletto, comune guidato da Abate che dell'Alto Calore è il numero 2. Presidente, sono settimane di polemiche intorno all'Alto Calore. I sindaci PD hanno denunciato strane transazioni tra l'Alto Calore e la società MOSE. Ma ripeto, fino alla noia, queste polemiche mi sembrano davvero strumentali e pretestuose. L'Alto Calore ha fatto transazioni con tutti i comuni, con tutti i comuni che le hanno richieste, e sono state in genere transazioni nelle quali l'Alto Calore ha anche ceduto in qualche misura rispetto alle richieste dei comuni. Nel caso di Mose non c'è stato nessun tipo di cedimento. Il Mose, a comune di Montemiletto, ha fatto una transazione per pagare nel tempo il proprio debito con l'addebito degli interessi legali che molto spesso ad altri comuni non sono stati addebitati. Tutto fermo invece all'ASI, il bilancio ancora non è stato approvato, né la seduta è stata convocata. Dopo il rinvio del Consiglio Generale, proposto da Cusano e accolto dall'Assemblea, è scattata la mediazione tra i partiti con l'obiettivo di arrivare ad una gestione che coinvolga tutti i soggetti politici. In questo quadro è probabile che a farne le spese sia proprio il presidente Giulio Belmonte.